Nella vita, non di rado, la solitudine, la sofferenza, la morte ci fanno pensare di essere stati abbandonati da Dio. In realtà il Signore è vicino e bisogna essere sicuri che il bene vince il male e che il Padre Celeste asciugherà ogni lacrima. È la riflessione offerta da Papa Francesco all'udienza generale in Piazza San Pietro, proseguendo le catechesi dedicate al tema della misericordia. A guidare i pensieri del Pontefice il libro del profeta Geremia, che nei capitoli 30 e 31 presenta il ritorno degli esiliati come un grande simbolo della consolazione data al cuore che si converte. Il Signore è fedele, ha insistito Papa Bergoglio, non abbandona la desolazione, perché Dio ama di un amore senza fine che neppure il peccato può frenare. Parlando poi a braccio, il Pontefice non ha dimenticato quanti oggi stanno vivendo una reale e drammatica situazione di esilio, lontani dalla loro patria, con negli occhi ancora le macerie delle loro case, nel cuore la paura e spesso, purtroppo, il dolore per la perdita di persone care. Quante volte abbiamo sentito questa parola? Dio si è dimenticato di me. Tante volte persone che soffrono e si sentono abbandonate e che anche quando cercano di entrare in altra parte gli chiudono la porta e sono lì al confine perché tante porte e tanti cuori sono chiuse. I migranti di oggi che soffrono all'aria, senza cibo e non possono entrare, non sentono l'accoglienza. A me piace tanto sentire quando vedo le nazioni, i governanti che aprono il cuore e aprono le porte.